Adesso andiamo a parlare di un piatto a noi svizzeri, ma veramente molto molto caro. I rösti. Andiamo con i rösti e letto di verdure sopra, che farò in due lavorazioni. Oggi, anzi stasera, perché ho diverse difficoltà anche tecniche, stasera preparo i rösti passati e domani li cuocerò a mezzogiorno con le verdure. Allora, i rösti abbiamo detto che sono un piatto tipico svizzero, un piatto tipico molto sano, perché le patate ovviamente sono sane, non costano tanto e quindi è veramente un piatto eccezionale. Allora, io adesso quello che farò è pelare queste patate e poi le andrò a grattugiare con la grattugia in questo piatto e poi andrò a metterci un po' di spezie. Quindi inizio a pelarle e poi ci troviamo fra un attimo, dopo che avrò pelato tutte le patate e le avrò grattugiate, col piatto finale. A fra poco. Abbiamo grattugiato le patate, come potete vedere, sono râpé. E adesso andiamo ad aggiungerle alcune spezie, che sono un po' di sale. Io come sale uso l'erba mare, non uso proprio il sale quello normale, ma utilizzo il sale aromatizzato. Eccolo qua. Ci aggiungo un po' di pepe, che ci sta sempre bene. E poi arriva il mio ingrediente segreto. In verità non dovrei dirlo, perché appunto essendo un ingrediente segreto non si dovrebbe svelare, ma siccome è così buono, ma veramente così buono, io, come anche nel ragù fra l'altro, aggiungo la noce moscata. La grattugio sopra. Adesso questo veramente va a dipendenza dei vostri gusti, eh. A me piace parecchio, quindi ne metto molta. Una volta che l'avete messa, andate ad amalgamare bene il tutto più che potete. Aggiungete secondo il vostro gusto e correggete ancora gli ingredienti, come io ci grattugerò ancora un po' di noce moscata, e poi andiamo a comporre il nostro bel letto di rösti sul quale andranno le verdure. Gli ingredienti sono veramente semplicissimi. Sono le patate, come potete vedere qua, già bollite. Le verdure sono verdure miste alle quali però ho aggiunto i funghi shiitake e anche le orecchie di Giuda. Mi piacciono i funghi, quindi li ho aggiunti. Adesso vado a spezzettare un pochettino i funghi e poi inizierò a friggere il tutto. Adesso ho tagliato i funghi shiitake e le orecchie di Giuda e li metto a friggere in padella nell'olio d'oliva da questa parte. Parallelamente, nella padella a destra, vedete che ho messo il burro e lì andrò a cuocere i rösti. Sono qua, già preparati ieri. Togliamo le patate che c'erano in più e adesso questi li metto in padella. Cucina è fantastica perché potete davvero essere molto creativi e anche nella fase dei rösti, che sono praticamente una base di patate, poi sulla quale voi mettete qualsiasi tipo di ingredienti. C'è anche chi già nei rösti mette per esempio dei pezzi di pancetta,
questo a vostra discrezione, però dovete pensare che sono un po' tipo una base di pizza, no? Li potete mangiare solo così, come accompagnamento, un piatto di carne, eccetera, come contorno, ma se no potete anche fare appunto un piatto principale, immaginandoli un po' come una base di pizza, sulla quale mettete qualsiasi tipo di ingredienti. Oggi io ho fatto le verdure, poi ci metto anche un po' di salsa di soia, però appunto potete metterci sopra per esempio un uovo, un occhio di bue, della pancetta, del formaggio, si può anche il formaggio già mischiare insieme ai rösti, insomma potete davvero sbizzarrirvi, è un piatto sano, con poche calorie e davvero sfizioso anche. Adesso lasciamo cuocere per un po', fuoco medio. Ho girato i rösti, l'operazione non l'ho filmata live perché era un po' complicata, comunque mettete sopra il coperchio, girate e poi rimettete in padella dall'altra parte. Qua ci siamo quasi, la verdura sta cuocendo come schioppetta, lo sentite? Aggiungo questo a vostra discrezione, nella ricetta originale ovviamente, siccome la ricetta svizzera non c'è, però io aggiungo un po' di salsa di soia che gli dà un po' di gusto. Perché? Perché io la verdura non gli ho messo né sale né pepe, ho messo un po' di sale e pepe nei rösti con anche la noce moscata, ma non nella verdura, quindi la verdura ci metto sopra un po' di salsa di soia e fra 3 minuti saranno pronti. Ultima operazione, ho tolto i rösti dalla padella. Sappiate che l'operazione più difficile è questa, proprio togliere i rösti dalla padella cercando di dargli una forma un po' decente. Voilà. E adesso in questo bel piatto ticinese verseremo sopra le verdure. Ovviamente un po' spartana la presentazione, anzi finirò di mettere tutte le verdure qua. Ma l'importante è che questo piatto vi faccia venire voglia di mangiarlo. Rösti homemade con sopraletto di verdure. Buon appetito!